Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi, o meglio rispondere alla domanda di uno di voi. Voi sapete che io rispondo tantissimo ai commenti, cercando di essere quanto più sintetico possibile. Quando c'è una domanda che richiede di dover essere approfondita, perché purtroppo il testo non basta, ecco che arriva un video al riguardo. Voglio rispondere al commento di Antonella Piccoli, che chiede: puoi spiegare la differenza tra montatore e videomaker? Beh, in questa domanda io ho visto tanta confusione ed è per questo che voglio rispondere ad Antonella articolando un veloce discorso. In questo settore, nel nostro settore dei... porca miseria, è più complesso di quanto pensassi. Esistono delle figure professionali artistiche, e in queste figure professionali esiste la figura del montatore e del videomaker, e non solo, esiste anche la figura del filmmaker, che è diversa dalle altre. Filmmaker e videomaker possono essere confusi, mentre montatore no, non può essere confuso, perché il montatore è una delle figure chiave del cinema, è chiamata la settima arte. Nel cinema ci sono dei ruoli importantissimi che sono il regista, il direttore della fotografia, gli attori e per ultimo, ma non per importanza, è il montatore, perché è quello che costruisce la storia. Trasportare questo concetto del montatore nei video è un pochino differente, perché il montatore, nella maggior parte dei casi di prodotti commerciali regionali, diciamo il lavoro che troviamo attorno a noi, lo realizza il videomaker. Il videomaker deve essere un one man band, ossia un uomo, una persona che fa, nel tuo caso una donna, che fa tutto, che fa dall'ideazione alla regia, alla ripresa, al montaggio. Quindi il videomaker è anche montatore, non è soltanto, non è che si sceglie di essere un videomaker o montatore. Se la tua indole e il tuo lavoro ti portano a girare contenuti e poi montarli, allora sei un videomaker. Se invece la tua indole è voler solo essere montatore, si può, perché in questo mondo del digitale, del cinema, della televisione, si può scegliere di fare il mestiere del montatore senza neanche conoscere come si accende una macchina fotografica. Oddio, bisognerebbe sempre conoscerlo e sapere le basi. Ma si può tranquillamente evitare quel passaggio, quindi non dover girare per forza. Vedi tutti i montatori cinematografici o televisivi che abbiamo in Italia. Ad esempio in Rai ci sono tantissimi montatori che sono solo montatori e basta. Ma che hanno comunque le basi della regia, hanno comunque le basi, anche se teoriche, ma devono conoscerlo, perché il montatore deve conoscere un po' tutte le arti prima di riuscire ad incastrare una storia e costruirla. E poi c'è la terza figura, che è quella del filmmaker. Il filmmaker, molto simile al videomaker, è quello che in Italia lo tradurremo come cineasta. Il termine cineasta è un termine un pochino più professionale, va utilizzato nella terminologia cinematografica e non più quella dei videografi, che invece sarebbe la traduzione di videomaker in italiano, perché il videomaker è una persona che realizza dei contenuti commerciali a distribuzione locale o anche nazionale. Il filmmaker è colui che realizza dei contenuti a grande destinazione sala cinematografica. Quindi se tu realizzi un documentario, fai il filmmaker. Se realizzi il video, non per screditare, ma se realizzi ad esempio un matrimonio, tu sei un videomaker. O allo stesso tempo, se realizzi lo spot per il ristorante della tua città, sei un videomaker. Se realizzi lo spot alla Fiat, sei un filmmaker. Quindi sono questi le due grosse differenze. Io naturalmente sto andando a fare di tutto un'erba un fascio, quindi sono andato proprio per grandi linee a scrostare quello che è il concetto, perché ci sarebbe tanto da dire, tanto bisognerebbe entrare tanto all'interno del discorso, perché non è proprio così sempliciotto, insomma, è un pochino più complesso. Ma in sintesi, quindi, per chiudere il discorso, qual è la differenza tra montatore e videomaker? Sono due lavori completamente diversi, soltanto che il videomaker è anche montatore, mentre il montatore è solo montatore, ma deve conoscere l'arte del videomaking. Siete ancora confusi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti che continuiamo a parlarne. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato un attimo a capire la differenza tra le due parti. Oppure seguirmi su tutti gli altri social e anche lì potete andare a stalkerarmi. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.